pensato che essere un insegnante di musica non significa semplicemente essere una persona felice ma stressata, felice perché il sorriso dei nostri allievi, la gioia del fare lezione, del fare musica tutto il giorno. Sì, quello è un aspetto che c'è, ma quando non è sostenuto da aspetti pratici, organizzativi, del nostro lavoro, questo diventa un problema. È capitato anche a me di essere un insegnante stressato, di arrivare a fine giornata svuotata. Non mi succede più da un paio d'anni a questa parte perché ho preso veramente in mano le redini della mia vita e ho deciso che sarei diventata l'insegnante che sognavo davvero di essere. Ho fatto questa cosa grazie a un profondo lavoro su me stessa. Però sono stanca di vedere insegnanti che si lamentano, insegnanti che non sono felici del modo in cui insegnano, perché sono sempre e solo alla ricerca di attività da proporre, oppure, i loro corsi sono gestiti da altre persone, magari, direttori di scuola di musica che vogliono che il corso sia fatto così. Ora, è vero, bisogna sempre trovare un compromesso, ma se vuoi diventare un insegnante di musica freelance e prendere in mano le redini della tua vita, allora è il momento di fare sul serio. È il momento di smettere di lamentarsi che il sistema non funziona, che questo lavoro si può fare solo in un modo. No, questo lavoro si può fare in 1,5 miliardi di modi ed è il momento di liberare la tua creatività. Una creatività che deve essere sostenuta da un metodo ed ecco perché ci sono io ad aiutarti con i miei percorsi di formazione per insegnanti di musica e iniziano presto. Io non vedo l'ora di conoscerti perché so che è il momento perfetto per incominciare per diventare veramente l'insegnante che vuoi davvero essere.